Spesso e volentieri parliamo di quelli che sono i nostri desideri, i nostri progetti, ma è importante anche che ci chiediamo qual è il desiderio di Dio, il Creatore. Lui ha una volontà molto precisa. Ebbene, nella scrittura, la Bibbia, troviamo questo verso che ci dichiara esattamente qual è il desiderio più profondo di Dio. Ascoltate, Dio nostro Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Quindi questo è il proposito di Dio, che tutti gli uomini, le donne, tutte le sue creature possano essere salvati. Si parla qui di salvezza dell'anima, di una salvezza che solo Dio può dare attraverso Cristo Gesù. E Paolo aggiunge, infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Questa dichiarazione è tanto più importante che in mezzo ad un clima di enorme confusione, dove tante religioni e movimenti pseudo-religiosi si danno un gran da fare per conquistare l'attenzione della nostra società, la gente è confusa e si chiede: ma dov'è la verità? A chi devo credere? Chi devo seguire? Ebbene, questo verso mette a tacere tutte queste voci e dice: c'è un solo Dio e un solo mediatore, non ve ne sono altri. Questo mediatore, questo ponte tra Dio e l'umanità è Cristo Gesù, ed è lui il centro di questo programma, il centro del nostro messaggio, del messaggio della parola di Dio. E un giorno Gesù Cristo tornerà come re, il re della gloria. E Giuseppina Di Lena dà inizio a questo programma, a questo momento musicale, ecco il re che viene. Thank you.
Quale meravigliosa prospettiva i credenti hanno. Gesù ritorna. Questa è l'unica beata speranza che noi abbiamo in questo mondo. Ed è importante poter dire Lui ritorna per me. Ma prima che Lui torni, il Signore sta permettendo che il Suo messaggio, il Suo Evangelo venga diffuso, venga predicato, affinché tutti possano conoscere che c'è una porta, l'unica porta di salvezza, e il suo nome è Cristo Gesù. E noi speriamo che mentre ascoltate voi possiate afferrare questa meravigliosa opportunità e dire: anch'io, Signore, voglio appartenere a te e voglio far parte di questa schiera che verrà raccolta in gloria per tutta l'eternità. Giungo a voi, cari amici, dal parco di Desio, in provincia di Milano, come Sabino Picone, che ci racconterà un po' la sua vita, caratterizzata da varie fasi. Ecco, parliamo prima di quello che è stata un po' la vita da ragazzo, una vita movimentata, feste, corse con le macchine. Raccontaci un po' quello che facevi allora. Sì, diciamo che io sono cresciuto in una famiglia dove ho ricevuto dei valori, ma l'insegnamento cristiano non era al primo posto e pertanto ho voluto, come ogni giovane, fare le mie esperienze. E in modo particolare mi li dilettavo a fare delle feste, andare in discoteca con gli amici, alla ricerca di qualcosa che potesse in certo qual modo darmi soddisfazione, qualcosa che mi potesse appagare. E di tanto in tanto, in una strada privata, facciamo delle vere e proprie gare automobilistiche, rischiando non solo la nostra vita ma anche le vite dei passanti, e questo non era buono, e quindi cercavo una soddisfazione interiore, però alla fine era un qualcosa, un pugno di mosche, perché poi alla sera, ritornato a casa, non mi rimaneva nulla, erano quelle furie momentanee. Quindi si cercava, come d'altra parte succede spesso, tante volte poi vediamo anche le tristi conseguenze di questo, di trovare qualcosa che desse un brivido in più, un'emozione in più alla vita, no? Esatto, sì, è proprio così. Però mancava qualcosa nella mia vita, e quel frangente, io non mi sono mai definito una persona atea, credevo in Dio ma non lo conoscevo così come lo conosco ora, e niente, cominciava a maturare il desiderio della vocazione, cominciai a cercare questo Gesù di cui cioè, quando mi avevano parlato di bambino di questo Gesù, ma non l'avevo mai sperimentato personalmente nella mia vita. Quindi si può dire che avevi in te il desiderio di conoscere Dio, di avere delle risposte a certe domande che in fondo sono nel cuore di ogni persona, e quindi hai cominciato a considerare seriamente proprio il fatto di rinchiuderti, no? In monastero, in seminario, insomma, per vedere se potevi conoscere Dio. Sì, questa fu la conseguenza di un dolore che mi venne in una notte. Io ero tranquillo, ero andato a letto come tutte le altre notti, però in quella sera in modo particolare cominciai ad accusare un forte dolore interiore, e nell'attimo in cui accusavo questo dolore, nella mia mente incominciarono a illuminarsi e a prendere diciamo vita e tutto ciò che era peccaminoso nella mia vita, e man mano che questo avveniva il dolore aumentava, e fu una serie di lunghi giorni di sofferenza perché non mi sentivo approvato dinanzi a Dio e non approvavo in quel momento anche le cose che avevo fino ad ora vissuto, e infatti di notte mi alzavo, piangevo, e i miei genitori erano preoccupati, volevano portarmi dallo psicologo, però io stavo realizzando che quello che provavo non era un problema fisico, era un problema spirituale. Quindi il problema fisico in realtà ti ha portato a porti certe domande e poi, ecco, a maturare questa seria riflessione e il desiderio di fare qualcosa per conoscere meglio Dio. Quindi hai cercato di attuare questo? Sì, ho cominciato a frequentare la chiesa in base a quello che erano le mie conoscenze, e mi sono condotto inizialmente con semplicità. Io ricordavo di questo Gesù l'ho cercato con il cuore e l'ho trovato inizialmente nella mia semplicità, perché Gesù va alla ricerca di queste persone, no? Alla ricerca della pecorella perduta, e quindi inizialmente la mia gioia era proprio in questo, nell'aver creduto Gesù, e Gesù era presente tutti i giorni nella mia vita. Poi è successo dopo che, col passare del tempo, quando cominciai veramente ad entrare nel meccanismo, cominciai a diventare una persona religiosa. Persi di vista quello che era l'importanza di rimanere aggrappato alla veste del Signore, e mi furono proposti tanti nomi,
che sostituivano quello di Gesù, e cominciai a entrare nella tradizionalità, nella ritualità, e dopo 2 anni incominciai a perdere tutta quella serenità, quella gioia, quel fervore interiore che avevo invece nella mia semplicità quando inizialmente andai a Gesù cercandolo con il cuore. Quindi cominciavi a pensare che forse non c'era proprio modo di avere un incontro personale col Signore, di conoscerlo profondamente, personalmente, vivere con Lui in maniera costante, più profonda? Incominciai veramente ad avere dei forti dubbi, perché dicevo: Signore, io ti amo e quello che faccio, faccio perché credo che è giusto. E non capivo invece che quello che stavo vivendo anche in quel momento non corrispondeva all'effettiva volontà di Dio, perché la mia ricerca fu superficiale. Io accettavo ogni parlare, ma non approfondivo la lettura della parola di Dio. Però ecco, c'era questa ricerca in te che poi ti ha portato a fare altre esperienze, hai cambiato proprio modo di vita, hai lasciato quello, no? Mi sembra sei entrato nell'esercito, però poi è successo qualcosa. Sì, nell'ultimo anno dell'esercito, perché ho fatto una ferma di 4 anni, ho incontrato un ragazzo e questo ragazzo mi parlò di Gesù, però il modo di parlare di questo ragazzo era diverso da quello che io avevo fino ad ora sentito. Era un modo di parlare di chi aveva conosciuto veramente il Signore, ma mi ha trasmesso qualcosa di vero. E questo modo di parlare di questo Gesù vivente, non più attaccato a un legno ma risorto, aveva creato in me il desiderio di andare alla ricerca, e fu così che incominciai a prendere sul serio di leggere la parola di Dio e confrontarmi con la parola di Dio perché avessi uno specchio nel quale appunto vedere la mia situazione, come fino ad allora mi ero condotto. E allora cosa è successo? È cambiato qualcosa? Sì, è successo che Dio permise che uno dei miei fratelli si fidanzasse con una ragazza cristiana, e io chiesi a questa ragazza di poter andare nella sua comunità, e in quell'occasione ricordo che il predicatore stava parlando di quando Mosè era la presenza di Dio nel pruno ardente, e non appena il pastore ricordò le parole di Dio che disse a Mosè: togli dei calzari dai piedi perché il luogo che stai calpestando è un luogo santo, fu proprio in quel momento che io fui toccato nel cuore e cominciai a realizzare il mio stato di peccato, di mancanza nei confronti di Dio, e soprattutto cominciai ad analizzarmi e compresi che tutto quello che avevo fatto fino ad allora non corrispondeva veramente a Dio. E allora cosa hai fatto? Niente, ho accettato il Signore, l'ho fatto Signore della mia vita. Quando il predicatore fece un invito dicendo che tutti coloro che vogliono accettare il Signore vengono qui avanti come segno di fede, io sono andato avanti e fu un momento di profonda liberazione. Io in quel momento ho potuto sperimentare veramente che Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati. Mi sono sentito capovolto come persona nata di nuovo. Ho cominciato a piangere, ho cominciato ad avere una nuova luce dentro di me che io prima non trovavo. Ecco, quindi hai trovato in quel momento e da quel momento le risposte a tutte quelle domande che ti eri posto negli anni, vero? Sì, una vita pagata e soprattutto ora condotta nella volontà di Dio, perché la parola di Dio è diventata una luce ora, e tutti i giorni quotidianamente mi rispecchio nella parola, perché il desiderio mio appunto è di crescere sempre più nella vita del Signore. Ecco, sono passati degli anni, quindi hai avuto modo di verificare tutto questo, no? Ecco, oggi com'è la tua esperienza col Signore? Un'esperienza appagante, viva, ho potuto sperimentare ancora la grazia del Signore che opera miracoli. Avevo un problema alla schiena, un muscolo che mi portava a distrofia, mi lasciava nel letto anche per 2 o 3 giorni quando venivo attaccato da questo dolore, ma il Signore nella sua grazia mi ha guarito, e così dandomi l'opportunità di poterlo servire e di stare insieme ai fratelli ancora oggi. Bene Sabino, ti ringrazio di queste parole. Ecco, cari amici, forse anche voi siete alla ricerca della verità, avete il desiderio di conoscere Dio, pensate che forse sia qualcosa riservato a pochi eletti, ma il Signore vuole farsi conoscere oggi proprio da voi. E quindi vogliamo proporvi di mettervi in contatto con noi, i nostri consulenti saranno lieti di ricevere le vostre lettere, i vostri commenti e perché no le vostre richieste di preghiera, perché noi crediamo nella potenza di Dio in risposta alla preghiera fatta con fede. Quindi vi invitiamo a prendere nota dei nostri indirizzi che stanno per essere comunicati sullo schermo, e quanto prima fateci un cenno, saremo lieti di condividere con voi quello che il Signore può fare nella vostra vita. Quindi prendete nota in questo momento, e nel frattempo
rimanete in ascolto. Fra poco andrà in onda un brano musicale e poi un messaggio tratto dalla parola di Dio, quindi ascoltate, che Dio vi benedica. In Canada scrivete a Onofrio Miccolis, vivere al 100%, Post Office Box 8500, Burlington, Ontario, L7R4K3. In Italia, vivere al 100%, casella postale 15 00011, Bagni di Tivoli, Roma. In Australia, vivere al 100%, Post Office Box 5, Marden, Sud Australia, 5070. Leggevo un articolo sulla condizione del mondo d'oggi. L'articolista scriveva: la vita qui sulla terra è divenuta estremamente difficile per tutti. Molta gente in tutto il mondo vive nella paura e si chiede se stiamo vivendo all'inizio di un'altra guerra mondiale. Questi dicono: non c'è affatto speranza. Le persone sono stanche delle bugie che vengono dagli statisti. Questi non mettono più alcuna speranza in alcune delle promesse che vengono fatte. E questo ha giusta ragione. I più poveri da decenni muoiono a causa della fame. La percentuale dei crimini è sorta in maniera straordinaria nel mondo. Il terrorismo è come una nuova forma di religione che ha invaso la nostra civiltà. Il mondo è malato e vi sono quelli che dichiarano che non c'è più speranza. Bene, noi osiamo affermare che c'è speranza. È probabile che il mondo sembra morto, ma c'è ancora vita e Dio può portare a vita piena quelli che sono sul punto di morte. Leggiamo la parola di Dio dall'Epistola dell'Apostolo Paolo alla Chiesa di Efeso, Efeso capitolo 2, dal verso 4 al verso 6. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati,
e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Noi crediamo nel potere sovrano di Cristo. Egli è il primo e l'ultimo, il primogenito e la fine, è il custode della creazione e creatore di tutto. Egli è l'architetto dell'universo, è gestore di ogni cosa e in ogni tempo. Egli è sempre stato e sempre sarà. Era la domenica di Pasqua del 2002, io ero a Calcutta. Dopo aver predicato il messaggio della risurrezione, mi stavo recando con un taxi a visitare una famiglia povera per la quale mi ero fermato a fare la spesa. Ormai avevo finito gli acquisti e mi stavo recando a casa di questi poveri bisognosi. Portavo con me la prova tangibile dell'amore di Cristo, il Cristo risorto, quell'amore che viaggia attraverso la vita e la generosità dei seguaci di Cristo. Il caldo era terribile, rendeva l'aria della città morente pesante da respirare. Mentre il taxi viaggiava sopra uno dei ponti, dal finestrino guardavo il triste spettacolo della miseria che era lì indescrivibile. Ad un tratto i miei occhi furono colpiti da un'immagine che sembrava non vera. Chiesi al tassista di fermare la macchina e tornare indietro verso il lato opposto ed ecco che proprio lì sotto i miei occhi c'era qualcuno che in un momento, per un momento mi sembrava morto. Il suo corpo era semi scoperto, il viso di questo povero sventurato era immerso nella polvere della strada affondato sotto il marciapiede, sembrava veramente essere morto. Non sappiamo da quanto tempo era rimasto lì in quella posizione, ma la fame lo aveva battuto al suolo. No, non era morto. Sembrava morto, ma c'era ancora la vita in lui. Non sappiamo quante centinaia di macchine e migliaia di persone erano passate oltre. La storia del personaggio chiave della parabola del buon samaritano era ancora una volta ripetuta a distanza di 2000 anni. Oh, quanta gente vive, vede e passa oltre. Sembrava morto, ma era in vita. Il mio programma, il mio itinerario venne cambiato. A casa della famiglia povera arrivai, ma con ritardo. Ma qualcuno che sembrava essere morto era stato aiutato a tornare in vita. Oh, cari amici e fratelli in ascolto, sì, il mondo sembra morto, ma è solamente vero se noi come credenti e seguaci di Cristo non ci rendiamo conto che Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Eravamo morti e siamo stati portati in vita ed è per la sua grazia che ora viviamo. Cristo è sempre lo stesso, immutato, mai sconfitto, è stato battuto ed ha portato guarigione, è stato forato ed ha alleviato il dolore, perseguitato ed ha portato libertà, era morto ed ha portato la vita, è risorto ed ora reca potenza, egli regna e ci dona la pace. Ma il mondo morente deve ricevere le prestazioni di quelli che sono stati vivificati. Nel principio dell'anno, insieme a mia moglie, eravamo nella Repubblica Dominicana. Certo, il clima semitropicale era stupendo, l'acqua del mare era calda ed invitante, ma a poca distanza vi era un'altra realtà. Nella discarica della spazzatura, tra i rifiuti della città turistica, circa 100 haitiani cercavano il cibo tra i camion dei rifiuti. Mentre eravamo lì, ecco che giungeva un camion con un terribile odore sgradevole, un carico di rifiuti provenienti dal mattatoio. Ed ecco che questa povera gente, uomini, donne, ragazze e bambini, si tuffarono alla ricerca di pezzi di carne marcia da usare come alimento. Questa è una delle scene più toccanti, perché in realtà questo rifiuto di carne è stato raccolto qui dalla spazzatura, da camion di spazzatura, e questo è il cibo per questa famiglia. È incredibile. E come possiamo rimanere insensibili? Oh, che Dio ci aiuti! Non potevamo resistere a questa terribile scena. Sentimmo forte la responsabilità di unire il nostro contributo a quello di una donna di Dio, la quale ogni settimana si prodiga per portare del cibo a questa povera gente. Ogni giorno questa gente viene qui alla ricerca di qualche cosa per sopravvivere.
E ogni volta che questo camion arriva, arriva un segno tangibile di amore e anche del cibo. Lo plato! Il mondo sembra morente, ma c'è ancora speranza. Lo crediamo e lo affermiamo nella nostra sigla di apertura, in ogni programma, ma questo povero mondo morente aspetta la manifestazione e le prestazioni di quelli che sanno di essere stati vivificati per grazia. Noi abbiamo il messaggio di vita e di speranza perché sappiamo che Cristo è il primo ed ultimo, il principio e la fine. Egli è stato ferito ed ha portato guarigione, è stato forato ed ha tirato fuori dal dolore, è stato perseguitato e ci ha portato la libertà, era morto ed è tornato in vita, è risorto ed ora ci dà la potenza. Nella prossima meditazione inizieremo a meditare dalla rivelazione di Giovanni nel libro dell'Apocalisse. Mediteremo brevemente le 7 lettere scritte alle 7 chiese dell'Asia. Noi crediamo che anche oggi Dio ha il diritto di richiamarci per rivedere la nostra vita alla luce della realtà, della sua parola e della sua volontà. Il mondo sembra morto, ma c'è ancora vita e noi ne abbiamo la responsabilità di portare la cura in maniera tangibile, prima con la predicazione dell'Evangelo e poi con ogni forma di aiuto e di soccorso. Preghiamo. Signore Dio nostro e Padre, sì, il mondo sembra morto, ma tu ancora nella tua infinita misericordia e pazienza continui ad operare il miracolo di trasformazione, continuando a dare la vita vera. Grazie perché tu hai il potere di trasformare. Trasforma anche il cuore dei nostri tanti amici che ci ascoltano in questo momento. Trasforma il mio cuore. Rendici, oh Signore, più sensibili. Aiutaci, oh Signore, ad aiutare nel nome tuo prezioso. Amen.